La fontana del Campari sul Poggiolo delle Piastre tornerà a nuova vita. È stato presentato il progetto di restauro che vede protagonista Publiacqua con il comune di Pistoia e la Proloco Alta Valle del Reno. Una giornata, guarda, d'una gioia immensa, non solo per me ma per tutto il paese. La fontana Campari è un luogo dove io credo che ognuno di noi ha un ricordo, da piccolo, da adolescente, da anziano. Quindi questo è il simbolo del paese, nonché il simbolo della Porta della Montagna, perché dalle Piastre in poi comincia veramente la montagna pistoiese. Noi ci siamo rivolti ai nostri soci comuni e abbiamo chiesto loro se ci fossero delle fontane, dei luoghi della memoria dove l'acqua avesse un particolare significato. E il comune di Pistoia ci ha indicato appunto la fontana Campari, che è di proprietà del comune, per cui abbiamo poi donato 10.000 euro che a noi andranno a beneficio fiscale, quindi noi con poche risorse riusciamo a fare tanti interventi. Questo è un luogo simbolico per il paese e per tutte le persone che transitano per questa strada, penso ai ciclisti che si fermano a rinfrescarsi, quindi credo meriti questo restauro, attendiamo con fiducia e ansia di vederla tornare a nuova vita. Questo monumento risale negli anni 30 per volere del figlio del Campari, quindi come pubblicità all'azienda e per portare l'acqua nei paesi dove non c'era l'acqua. Si tratta di un restauro conservativo con varie step di interventi, trattamenti antivegetativi permanenti contro gli attacchi dei muschi, licheni e alghe. Poi dopo vengono fatti i lavaggi manuali, si interviene con dei consolidamenti puntuali nelle zone decoese, nelle zone erose dal tempo e dal microclima e nelle parti in fase di distacco, soprattutto nell'apparato decorativi e della grottesca e delle lettere del Campari. Siamo felici, quindi questo è quello che viene dal cuore e il resto invece ci siamo impegnati tanto per poterlo fare, tutta la popolazione era con noi perché tutti teniamo tanto a questo monumento che rappresenta noi, rappresenta la montagna, rappresenta una storia. Viva le donne del paese, perché sono loro la nostra forza, il motore della nostra forza. Grazie a tutti di essere